Chi ha vinto l'oltre, colpo di nella puntata finale della terza edizione. Giovedì 16 marzo, su Amazon Prime, sono uscite le ultime due puntate di l'oltre. Dunque il quinto e il sesto episodio. Ricordiamo che i 10 concorrenti che hanno preso parte alla terza edizione del programma condotto da Fedez e Frank Matano sono stati Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Paolo Cessisoglu, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Ma chi ha vinto la terza edizione di Luoghi ride fuori? Nell'ultima puntata si è verificato un inaspettato colpo di scena. Attenzione, da qui in poi nell'articolo saranno contenuti degli spoiler, incluso il nome di chi si è aggiudicato la vittoria. Come dicevamo, la sesta e ultima puntata è stata caratterizzata da un inaspettato colpo di scena. Ad arrivare alla fine del percorso durato 6 ore, e 6 puntate, riuscendo a battere i comici avversari. Sono stati Luca Bizzarri e Fabio Balsamo dei Deiaccal. I due sono riusciti a resistere persino alla comicità di Nino Frassica. Uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Quando è arrivata la sfida finale, cioè quella di guardarsi negli occhi, Luca Bizzarri ha avuto un'idea. Senti, ma perché non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle 4 del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un'associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso. Fabio Balsamo si è detto d'accordo, e una cosa stupenda, gli ha stretto la mano. Così, hanno contato fino a 3 e hanno riso insieme. Il resto del cast di l'oltre, insieme a Fedez e Frank Matano, hanno assistito alla scena con entusiasmo. Poi, Fedez ha portato l'assegno di 100.000 euro ai due vincitori di l'oltre, Fabio Balsamo e Luca Bizzarri. Ecco come è stato suddiviso: Bizzarri ha donato 50.000 euro all'associazione Abeo, che lavora con i pediatri e con i gaslini e aiuta le famiglie dei bambini con problemi molto gravi. Fabio Balsamo ha donato 50.000 euro all'AS Italiano OI, Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta. Una malattia rara delle ossa su cui c'è ancora tanto studio da fare e c'è bisogno di tanto supporto per chi ce l'ha. Mafia, parassiti, dragonu, maxi, gespe, chimieri, maru, spike, poi assi, schwapo. Grazzo, nimeni altu, del vede sau carpo. Trei să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trei să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le fierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.